ringraziarvi, perché venire il 29 luglio credo che sia un atto proprio di coraggio o di amore, o tutte e due, spero entrambe le cose. E prima di iniziare un attimo a presentare quello che è l'evento, volevo intanto fare chiaramente parlare il nostro padre provinciale, che ci ha ospitato presso i giardini della Curia e ci ha tenuto molto affinché noi fossimo qui oggi, e quindi do subito a lui la parola, fra Luigi Tagliardotto. Buonasera a tutti, benvenuti cari amici e amiche. Quindi per me, come ha detto la dottoressa, quindi con profonda emozione, quindi rispetto, vi do il benvenuto in questa straordinaria ecomostra che è appunto intitolata Nulla muore e tutto si trasforma. Ogni opera qui esposta, come ben vedete, è una testimonianza vibrante della forza, della resilienza e della speranza che possono nascere anche nei momenti più bui della vita. Speranza a cui ecco la nostra famiglia ospedaliera, Padre Bene Fratelli, che ho l'onore di rappresentare, dedica da sempre il proprio tempo e le proprie energie. E ringrazio ecco tutta l'equipe che si è impegnata e si impegna continuamente con l'associazione. L'artista che ha creato ecco queste opere, quindi come ben sapete è una paziente oncologica, attraverso il suo percorso ha saputo ecco trasformare la sofferenza in bellezza, il dolore in colore e la lotta in un inno alla vita. Le sue opere raccontano storie di rinascita, di trasformazione di un'anima che nonostante con le avversità ha trovato il modo di esprimere le proprie luci interiore, quindi anche una spinta per noi ecco ogni giorno a trovare la luce, non cadere ecco nel buio. In ogni creazione possiamo ecco scorgere un messaggio potente che nulla muore veramente, ma tutto si trasforma. Ogni sfumatura ed elemento, ogni dettaglio è un invito a vedere oltre le apparenze, a scoprire la bellezza nascosta nelle cicatrici e a riconoscere che la vita, pur nelle sue difficoltà, è un viaggio di continua evoluzione. Un'evoluzione che può essere sostenuta e incoraggiata dalle parole di vita che il Vangelo continuamente ci dona. Vi invito quindi ecco a lasciarvi ispirare da queste opere, a percepire il coraggio e la speranza che esse trasmettono, che questa mostra ecco possa essere per tutti noi un promemoria della potenza, della creatività e della capacità umana di trovare luce anche nei momenti di oscurità. Quindi ecco rinnovo e vi ringrazio ancora per essere qui, per condividere con noi questo momento di riflessione e di celebrazione ecco della vita e della risurrezione. Grazie a tutti e buona serata. Grazie. Allora, spendo ancora delle parole per Marina Rapone, perché volevo un pochino spiegarvi chi è quest'artista. Mi posiziono, rimango qui? No, sì, basta che... Ok. Allora, Marina Rapone nasce come mia amica innanzitutto. E l'ho conosciuta a livello professionale perché lei lavorava in un salone di bellezza, poi nel frattempo, nel corso degli anni, siamo diventate amiche, poi ahimè sono accadute anche altre cose, ma nella vita succedono anche fatti brutti, ma la cosa essenziale che dà valore a questo evento è veramente il messaggio che poi è il titolo della mostra, ovvero nulla muore, tutto si trasforma. Lei è l'esempio di quello che stiamo appena dicendo, perché nel periodo della chemioterapia ha fatto molte opere, ha creato molte opere, adesso lei ce ne parlerà, ci spiegherà, e sono delle opere nate dall'ispirazione ovviamente che lei ha acquisito sul mare, mentre era al mare, perché tutte le opere sono state create con materiale di risulta e lei le ha realizzate, e mentre le realizzava si sentiva bene, acquisiva energia, acquisiva forza, e sono molto contenta perché oggi mi diceva che grazie a questo evento, a questa mostra, per la primissima volta sta di nuovo facendo una cosa per lei. Lei si è sempre dedicata agli altri, invece in questa circostanza lei sta facendo vedere quello che sono le sue creazioni. Più
creazioni. Abbiamo non solo le sculture, ma abbiamo anche una serie di abiti che poi fileranno queste modelle per noi. E voglio solo dire che questo evento è sponsorizzato dalla nostra associazione, che è la Cura si fa arte. Marilena De Sole, Silvia Roberti, siamo noi che facciamo il direttivo, e poi ci sono altri rappresentanti, e un'associazione che è nata da un anno a sostegno e a supporto di tutti i pazienti oncologici. Chiaramente anche questo evento è stato possibile grazie a La Libertas, e qui abbiamo il presidente provinciale, ovviamente Carlo Dalia, che è venuto chiaramente a onorarci della sua presenza perché sponsorizza questo evento. E detto questo, io direi di dare la parola a Marina Rapone, che è un'artista visiva e, oltre che visiva, multidisciplinare. Grazie. Grazie a tutti voi per essere qui questa sera, e grazie alla dottoressa Paola Sbarzellati, e grazie al Tralisi Gagliardotto per la fiducia per questa grande occasione, l'associazione La Cura si fa arte, Marilena De Sole e Silvia Roberti. E grazie a loro che io sono qui, per me è veramente un sogno, perché è come un ciclo, non saprei se va a chiudersi o ad aprirsi, perché io sono proprio alla fine dei famosi 5 anni e non oso dire che dovrei essere in rinascita, 5 anni di cura appunto. E io in questo periodo, è vero, ho creato queste cose, che è tanto strano, perché prima io creavo opere completamente diverse, adoperavo colori lugubri, il mio modo di fare arte, diciamo, era tutto un altro mondo. E poi, non so, il desiderio di vita, di vivere, crederci, una grande fede. E ho iniziato questo percorso e ho iniziato a riflettere, a pensare, ma io non dovrei morire, dovrei continuare a vivere. E quindi ho sognato, perché l'arte, signori, altro non è che un sogno, un'illusione. E ho voluto, ho provato a dare vita, io ho la grande fortuna di vivere vicino al mare, e quindi io mi curavo e contemporaneamente andavo al mare tutti i giorni, avevo questo desiderio vitale. E devo dire che il mare è stata una cura. E io così dal nulla mi sono messa a raccogliere tutto quello che trovavo, tutto quello che sembrava non avesse più vita, quindi conchiglie, ma non belle conchiglie distrutte, sassolini brutti, più le cose erano brutte più erano affascinanti per me. E poi ho iniziato una ricerca, vecchie collane, perline, vecchi giocattoli di bambini, ex bambine diventate grandi, insomma tutto quel legno di vecchie barche, tutto quello che era destinato alla fine, mi sono illusa di riportarlo in vita. Marina parlava di legni abbandonati o da ristoranti o portati dal mare, e le ha ovviamente lei curati, risistemati, ristrutturati e ha realizzato delle opere. E qui, in linea con quello che stiamo dicendo, appunto, che tutto si può trasformare, dalle ferite possono nascere delle risorse, dalla sofferenza può nascere un benessere ritrovato. Ho chiamato quest'opera Frammento di mare perché, insomma, così ho cercato di riprodurre la schiuma del mare. E il legno che vedete sotto è un legno che ho trovato in un porto e apparteneva ad un, mi hanno detto, una vecchia barca, quindi era destinato proprio al nulla. Poi quello che vedete sopra, potete anche avvicinarvi, sono dei vetri, pezzettini di vetro che tutti possiamo vedere sulle spiagge in Italia, perché oramai sono anche belli da vedere, perché poi la sabbia li rende così satinati. E ho assemblato tutto con della resina, ho dipinto il legno e questo è quello che ne è uscito. Ho chiamato questa scultura Vela perché mi fa pensare a un'illusione di un viaggio senza fine, un viaggio, è rimasta soltanto una vela. In realtà questo era un vecchio legno, l'ho preso in un ristorante,
e non potete immaginarvi com'era, era nero, pieno di fango, e così l'ho pulito, ci ho messo un paio di giorni e poi l'ho dipinto, e quello che vedete sotto è quello che rimane di una vecchia busta. Una busta, sì, piccola opera che ho chiamato Pink Green, e questo in realtà è soltanto un vecchio sasso, una pietra che ho colorato, e sopra sono vecchie perline. Avevo immaginato un corallo, qualcosa che mi ricordasse le profondità del mare. Vela 2, che ha la stessa identica storia della vela. Sempre immaginavo di viaggiare, immaginavo di guarire, speravo di guarire e di viaggiare, di tornare a viaggiare. È sempre un legno, sono due legni in questo caso, e assemblati con una parte di resina. Questa scultura molto colorata, e l'ho chiamata Rainbow perché mi fa pensare a un arcobaleno. Questo forse era il momento massimo di sofferenza, quando ho scoperto che dovevo rinunciare a un pezzettino della mia femminilità, diciamo, perché io ho avuto una neoplasia al seno, quindi non mi faceva molto piacere, ecco. Però in quel momento ho avuto il massimo del... Ho sognato che io sarei guarita, che ce l'avrei fatta, e quindi ho cercato di creare una cosa così colorata, piena di sogni, di speranza. E quelle sono come sempre perline, vecchie perline, sassolini, vetri di mare, e li ho assemblati con le resine. Vi abbiamo parlato di alcuni vestiti che la stilista ha realizzato, My Revolution, il titolo dà un'ispirazione chiaramente a quello che è la sua rinascita, la sua creatività. E questi sono i primi due modelli che ovviamente stileranno per voi, e le modelle sono una la figlia di una nostra rappresentante ospedaliera, che è Michela. Eccole per voi. Potete anche fare un altro giro, così vi lasciate ammirare di nuovo. Ovviamente vi spiego anche il fatto che sono realizzati con una seta molto impalpabile. Anche questo a rappresentazione di quello che può essere il sogno realizzato da parte di Marina Rapone. Grazie. Sì, è proprio così. Pensate che io prima facevo tutta un'altra vita, e lavoravo, ero una parrucchiera, e mi piaceva molto questo lavoro, però avevo sempre avuto il sogno di fare l'artista, un sogno un po' folle. E sembrerà strano, però io ho realizzato questo sogno proprio nel periodo chemioterapico, che se ci penso quasi non ci credo, perché non potendo più lavorare, perché il lavoro di parrucchiera, forse non lo sapete, ma è veramente faticoso, quindi il periodo della cura sarebbe stato impossibile per me, e quindi passavo le mie giornate a disegnare e sognavo di realizzare questo sogno, di creare degli abiti da sogno. Certamente io non potrei mai indossarli, però volevo esprimere il massimo della mia creatività, e non lo so se ci sono riuscita. Sì, ci sei riuscita, penso che siamo tutti d'accordo. Okay. Allora, volevo anche spendere due parole, perché questo evento, come state capendo, c'è molta creatività, c'è molta emotività, c'è molta espressione di quello che noi sentiamo e di quello che sentono in qualche modo le persone meno fortunate, perché magari vivono una malattia. E questo volevo un po' sottolineare, quanto effettivamente la malattia, la sofferenza possa essere un'opportunità. Mi guarderete come matta magari in questo momento, dicendo come un'opportunità, sì, perché quando noi abbiamo qualcosa che non va, chiaramente possiamo scegliere
possiamo scegliere se rimanere in quella che è la sofferenza, e allora lì ci sono una serie di problematiche, oppure possiamo scegliere di fare qualcosa di diverso, di capire quello che effettivamente sta avvenendo nella nostra vita, di ristrutturarla, di riorganizzarla e di consolidare quelli che sono ovviamente i cambiamenti, tanto temuti, tanto non voluti. E a volte, quando si parla di sofferenza dovuta a una malattia, il cambiamento è subito dalla persona. E quindi lì la persona può veramente rimanere ferma, anche sotterrata dalla sofferenza, oppure può attivarsi. La mia esperienza professionale e anche delle mie colleghe nel gruppo della cura si fa arte è testimone proprio di questo, di come effettivamente la sofferenza possa diventare un'arte, il capolavoro che ognuno di noi è. E non so se Marina voleva aggiungere qualcosa o anche la mia collega Marilena, che magari spiega quanto sto dicendo, no? Perché quello che noi stiamo un po' cercando di trasformare in corsi è nato da effettivamente un'idea che nasce diversi anni fa e poi adesso si è concretizzata. Do la parola a Marilena De Sole. Benvenuti. E questa è una manifestazione di qualcosa che nasce tanti anni fa, ma nasce sempre dall'incontro con le persone, no? Così è l'incontro con Marina. Niente è nato se non da questo, perché i pazienti che venivano portavano proprio tantissime risorse che abbiamo trasformato. No, abbiamo avuto negli anni pazienti, perché un paziente oncologico non è solo un paziente oncologico, c'è anche una storia e soprattutto c'è anche una solitudine, molto gravi in certe circostanze. Quindi la cura si fa arte è diventato il nome di un'associazione che ha cambiato forma, e questo diventa oggi, ma riporta un nome che è fondamentalmente un nome empirico, nasce da qualcosa che è avvenuto, per cui oggi si fa nome e si fa intenzione, no? Abbiamo intenzione di rendere cura qualcosa che abbia come visione sempre la bellezza, perché se si perde di vista nella propria vita la bellezza, è un guaio, no? La bellezza è un faro, qualcuno ha detto non è verità, no? Bellezza è verità, quindi insomma è un faro, ecco, questo è il nostro impegno, questa è la nostra volontà, proprio come terapeute, tutte e tre siamo, io e Paola siamo degli psicoterapeuti, Silvia è una specialista in arte terapie integrate, e abbiamo noi questa visione, la cura si fa arte, grazie. Vorrei spendere due parole per il nostro ospite Brian Meloni, che ci sta deliziando con questo suono meraviglioso. Grazie Brian. Tra l'altro una cosa che mi ha affascinato è che questo strumento, guarda caso, apparteneva ad una donna che era una paziente oncologica, e lei continua a vivere con questo strumento, la musica grazie a lei. Brian ha avuto questo strumento e quindi questa cosa è per me molto affascinante. Nulla muore, tutto si trasforma. Sembra che le cose a volte accadano per caso, no? Qualcuno dice che il caso non esiste. Se volete possiamo guardare le altre opere dall'altro lato. Questa opera l'ho chiamata Speranza, è, come vedete, una bambola che mi è stata regalata da un'ex bambina, quindi una ragazza grande che ce l'aveva nel garage, doveva buttarla, ha fatto no, questa la prendo io, e quindi l'ho riempita di pietre, perline, vecchie collane,
questi regali di tante tante ex bambine, perché quando io ho deciso di fare questa cosa ho chiesto a tutti: tutto quello che dovete buttare, vecchi giocattoli, vecchie terrine, vecchie bambole, date tutto a me. E questo è il risultato, la speranza, l'attesa lunga, e poi alla fine si spera sempre che vada tutto bene. La stessa cosa per questa sfera che io ho chiamato Abyss Lamp. Il materiale è sempre lo stesso e mi immaginavo queste atmosfere sottomarine. Magari con questo caldo ci aiuta anche un po' di immaginazione. Questa è un'onda, sempre un vecchio legno, sempre trovato dietro un negozio al mare. E queste sono sempre pietre che ho colorato, vecchie conchiglie e vecchie cose, oggetti vari. Questo l'ho chiamato tramonto di un altro mondo, perché guardate questo pezzo di legno, a me sembrava proprio un'onda di un mare morto, sempre più morto. E così mi sono immaginata magari un altro mondo dove ci sono tre lune. La conclusione è oceano, e io ho creato quest'opera e ho desiderato di regalarla all'associazione che mi ha ospitata qui questa sera. Quindi questo è il mio regalo per la curativa arte. Grazie Paola. Allora, grazie a te Marina. Adesso vediamo altri due modelli della linea My Revolution e vediamo sfilare le due ragazze. Sono bellissime. Ovviamente sia il bianco, e sono lo stesso modello come potete vedere, e l'acqua marina, il turchese, ha ispirazione sempre del mare. Possono anche fare un altro giro. Grazie. Beh sì, il mare è stato complementare per me questi anni difficili. E questo è il risultato della mia sofferenza, diciamo. Allora, adesso le mandiamo a cambiare perché ci saranno altri due abiti, chiaramente. Grazie perché chiaramente c'è una ragazza, come vi ho detto, che lo fa proprio per mestiere, è una modella, e l'altra invece fa tutt'altro nella vita e studia, è una studentessa, e è chiaramente Matilde Capuano, che molti forse conosceranno perché fa parte del nostro ospedale. Sì, non l'avete riconosciuta. Sì, la cosa bella anche di questa mostra è che si sono prestate tutte le persone che in qualche modo ci conoscono, infatti ci sono pazienti, ci sono gli infermieri, che io ringrazio, perché vederli qui vestiti in quel modo non apprezzo, perché sono stati carinissimi, gentilissimi, e li stiamo coinvolgendo in tutto, e loro rispondono sempre, rispondono a tutto quello che noi stiamo in qualche modo promuovendo dentro l'ospedale. Loro sono la nostra risorsa e saranno la risorsa futura, e veramente quello che io dico sempre,
è il mestiere che più rispetto, perché effettivamente hanno un contatto diretto poi con i nostri pazienti, e avere un contatto con i pazienti e sono in sofferenza chiaramente non è semplice. Inoltre qua volevamo anche un po' parlare, chiamerò Silvia Roberti, la dottoressa Roberti, a parlare di quello che effettivamente la nostra associazione La Cura si fa arte promuove, e vorrei che ci parlasse un po', proprio perché lei è specializzata nelle arti terapie, di quelli che sono i corsi che la nostra associazione fa. Grazie mille Paola. Allora, intanto ringrazio tutti voi che siete venuti, perché veramente è un caldo proibitivo. Gli infermieri, veramente un applauso, potete fare un applauso agli infermieri, grazie. Personale proprio, perché poi abbiamo passato gli anni scorsi qualcosa di inimmaginabile, appunto, no? Ma grazie a voi, ai medici, ce l'abbiamo fatta, intanto questo. Grazie. Perché poi non ho avuto mai modo di ringraziare. Ah, l'arte terapia in realtà, per chi conosce un po' la storia, già con gli egizi, insomma i greci, i romani, si era già vista tantissimi anni fa, però poi col Medioevo ha in qualche modo ha avuto un vestito un po' bruttarello, perché si era vestita di magia, di superstizione, e quindi fino al Rinascimento niente, l'arte terapia e comunque chi usava in qualche modo l'arte veniva vestito di qualcosa che non era esattamente resiliente, appunto. Come abbiamo detto oggi, rinascita, vita. Dopo appunto, grazie appunto alla rivoluzione industriale, con la psicologia, la psicoanalisi, la psichiatria, con Freud, con Jung e con Margaret Mundell, che era appunto una seguace di Freud, si è avvicinato appunto il concetto di arte alla guarigione. Addirittura l'arte è diventata quasi una cifra di follia sana. Noi abbiamo fatto un evento ad Ostia a novembre, mi chiedo perché fa parecchio caldo. Abbiamo intitolato quell'evento La follia che cura, la follia sana. Perché? Perché l'arte in effetti ha dato modo, appunto nel Medioevo, un po' con alcune cose, e poi dopo il Rinascimento invece l'ha appunto riscattata, a tante espressioni. La psicanalisi, la psichiatria, in fondo la nostra disciplina, l'ha riscattata del tutto, perché Margaret Mundell, che appunto è la seguace di Freud e di Jung, ha capito proprio l'importanza, e poi anche di Kramer. Tanto che appunto l'arte è diventata un mezzo di espressione delle proprie emozioni. Cioè Margaret Mundell disse appunto che l'inconscio aveva bisogno dell'arte in qualche modo per parlare, e in qualche modo l'arte a questo punto è una finestra velocissima dall'inconscio al fuori. Quindi ringraziamo tutti quanti noi, perché dobbiamo avere un po' di coraggio anche nei momenti della malattia. Attingiamo a questa forza nostra potentissima che abbiamo tutti, perché dall'arte possiamo, con una finestra diciamo ottimistica, imparare a conviverci, ok? Grazie. Grazie Silvia. Stavo dicendo delle cose correttissime che hanno a che fare con le risorse. Io all'inizio infatti avevo parlato di una sofferenza, no? La ferita che diventa feritoia. Questo è un termine a me caro, che attingo da Caro Tenuto, un professore universitario, quindi reminiscente proprio, qua siamo vent'anni fa, più di vent'anni fa, e lui diceva appunto che le nostre sofferenze devono diventare in qualche modo l'opportunità per stare meglio. L'opportunità per cambiare, l'opportunità per riorganizzare la propria esistenza e ristrutturarsi. E questo è un po' quello che forse non ci rendiamo conto, ma facciamo quotidianamente, perché tutti siamo ritrattari al cambiamento, tutti se vogliamo lo evitiamo, tutti però dovremmo anche pensare a affrontarlo comprendendolo, perché a volte viene in nostra risorsa, il nostro aiuto. Allora, adesso chiaramente voi avete visto tutte quante le opere, le sculture, ma avremo innanzitutto le ultime due ragazze che sfidano gli ultimi due modelli, sempre della linea My Revolution. Dopodiché chiaramente avremo un ultimo spettacolo bellissimo, e vi occupo un attimo due minuti per dire che ci sarà una ballerina, Mariangela Capagna. E Mariangela Capagna, a parte tutta una serie di esperienze televisive da Amici, ha avuto l'onore di ballare con Carla Fracci e con altri artisti tra cui Bolle.
e attualmente esercita la sua professione anche in una scuola di proprietà. Adesso penso che ci saranno a breve le ultime due ragazze e non so se in visione di tutto quello che è accaduto questo pomeriggio avete delle curiosità oppure volete chiedermi qualcosa rispetto a quello che avete visionato. Purtroppo c'è chi è arrivato un po' più tardi, chiaramente, se non c'era. Se vi ha incuriosito qualcosa. Vai Daniela. Grazie per la vostra creatività. Grazie, grazie a te Daniela. Non è di nostra sola pertinenza, ognuno di noi ce l'ha, eh? È che siamo spesso troppo fagocitati dai ritmi lavorativi e dai vari impegni e purtroppo sono gli eventi brutti che ci fermano. E allora lì quello che vi dicevo all'inizio, la famosa scelta, no? O l'opportunità di rimanere fermi o l'opportunità di attivare un cambiamento che sia positivo proprio attraverso quelle che sono le nostre risorse. Ognuno ce le ha, ognuno è portatore sano, io dico sempre, di creatività, basta saperla riconoscere. Allora, non so se Marina vuole dire qualcosa rispetto agli ultimi due modelli che sfileranno, dopodiché andiamo a goderci l'ultima parte chiaramente della nostra evento. Grazie Paola. Volevo dire che questi abiti li ho creati veramente con il cuore, però mi sono adoperata degli tessuti. Ho pensato, se lo devo fare, lo voglio fare il massimo. Quindi ho acquistato della seta molto pregiata, quindi i modelli che vedete sono realizzati, io li ho disegnati, però ho cercato delle tarte qualificate per realizzarli. Sono completamente artigianali. E lavorare la seta ho scoperto, poi io venendo da tutto un altro mondo, ho acquistato questa seta senza rendermi conto, in realtà ho scoperto che lavorarla è molto complicato, è molto delicata, ci vogliono degli aghi speciali. E quindi poi alla fine questo è stato il risultato, spero insomma di essere riuscita. È un percorso complesso perché poi ho scoperto tante cose, ho scoperto che disegnare un abito, poi mi farlo realizzare appunto, mi ripeto, è difficile, ma soprattutto non so per quale motivo spesso si realizza un abito completamente diverso da quello che abbiamo disegnato. E quindi anche lì è stato tutto un percorso tortuoso, non per niente facile, al contrario delle sculture, che è una cosa che personale io lo penso, io lo faccio, mentre la moda, gli abiti, no, io posso solo disegnarli, devo avvalermi di professioniste, quindi insomma anche lì c'è tutta una storia dietro. E questi abiti appunto, io ho immaginato sempre il mare, la vita, la speranza, un inno alla giovinezza, un inno alla vita, ho cercato di fantasticare anche da quel punto di vista. Ecco qui, ti do la parola a Paola. Stavo vedendo che stanno arrivando anche altre nostre infermiere. Grazie, ecco qui abbiamo anche altri rappresentanti. Allora questo mi fa piacere perché i primissimi eventi che noi abbiamo fatto non sono stati così, ecco, rappresentati dal personale medico infermieristico come invece questa volta. Buonasera, 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 trovate una postazione. E invece mi fa piacere perché sono esattamente le persone che vi ho menzionato all'inizio che si occupano dei pazienti e sono le persone che se ne prendono cura. E a me questo termine piace molto, mi è caro, la cura. La cura è esattamente considerare il bene di ognuno e come si comprende il bene di ognuno attraverso quello che può essere, io dico, un'intervista, un'attenzione, una conoscenza dell'altro. Voi mi direte, ma nessuno c'ha tempo per fare una roba del genere? Beh, sì, a volte è vero, accade che le persone non si sentano curate, attenzionate, però è anche altrettanto vero che invece stiamo promuovendo sempre di più l'attenzione, la cura alla persona.
questo è quello che chiamiamo in termine tecnico l'umanizzazione delle cure. Noi la pratichiamo da sempre, noi psicologi, noi psicoterapeuti, e dentro l'ospedale ci dimentichiamo un po' il nostro ruolo e lo facciamo intenzionalmente, perché siamo prima al servizio della persona, siamo dei mediatori e poi procediamo con tutto il resto, con gli obiettivi che la persona vuole raggiungere per il suo benessere. Sempre ispirazione del mare. Eccoci. Potete fare anche un altro giro dopo tanta attesa per visionare gli ultimi due modelli, ispirati alle onde, ispirati al mare, sempre la realizzazione di un sogno. Grazie, grazie per aver sfilato, grazie Matilde e grazie Giorgia. Grazie. E adesso, come vi avevo annunciato, c'è Cafagna Mariangela, una ballerina professionista che vi ho detto ha avuto anche l'onore di poter ballare con Carla Sacci, che fa la sua professione anche nella sua scuola. E ecco a voi Mariangela Cafagna. Thank you.
Mariangela, grazie per averci emozionato con la tua leggiadria e lascio un attimo la parola a Marina Rapone. Grazie Mariangela. Grazie a voi. E io vorrei sapere cosa ti ha ispirato a partecipare a questo evento, perché so che comunque sei una persona molto attiva riguardo a diverse dinamiche. Allora, sarò molto breve. L'arte riempie. Il corpo, la mente, scusate il fiatone, però penso anche di far passare questo messaggio ai ragazzi, che senza arte si sente vuoto. Quindi, ripeto, l'arte riempie le nostre giornate, la nostra mente, il nostro corpo. E quindi io invito tutti ad avere una passione, che è anche una piccola cosa. Perché poi questa passione da piccola che è, cresce, diventa molto importante per le nostre anime, per il nostro corpo. Quindi veramente abbiate tutti una passione e fatela crescere, perché la vita è un dono, è un regalo. E noi dobbiamo veramente dire grazie e far capire a chi ci ha regalato questo regalo. Dobbiamo ringraziare e dobbiamo appunto far vedere che anche noi siamo qui in vita su questa terra per far qualcosa, per far crescere qualcosa, una nostra missione. E poi è stata anche una cosa bellissima, stai facendo crescere e io ti faccio il mio più grande in bocca al lupo. E lo faccio anche a tutti voi, perché non si sa mai che dentro di noi potrebbe essere qualcosa di bellissimo. Coltivate tutto quello che avete dentro. Grazie. Grazie a tutti voi, grazie a te. Marina, e anche tu ci sei riuscita, perché hai trasformato la tua passione per prima cosa in un mestiere. Sì. E poi anche con l'insegnamento. Sì. Che forse è la cosa più importante, trasmettere agli altri quello che abbiamo dentro. Sì, esatto. Grazie. Grazie a tutti voi, grazie. Grazie. Grazie Mariangela, grazie. Grazie a Marina perché ce l'ha fatta conoscere, ce l'ha portata qui. E non so se vi siete resi conto, ma abbiamo unito un po' tutta una serie di arti. Abbiamo unito alla creatività di Marina attraverso le sculture, abbiamo unito il discorso della danza, abbiamo unito il discorso della moda. E questi sono solo degli esempi, perché il sottofondo era la musica ed è forse quello che in qualche modo ci accompagna sempre. Comunque basti pensare, per esempio, quando siamo in auto, forse tutti ascoltiamo la musica in auto, e questo è quello che è una rappresentazione pratica di quello che significa anche usufruire dell'arte, della musica e delle emozioni che ci può dare. E mi ha emozionato e mi ha colpito quello che Marina stava raccontando a proposito dell'arte, il fatto che fosse appartenuta ad una paziente oncologica. E il caso, io non credo al caso, credo un po' ai segni. Oggi è qui, è qui con noi, e tra di noi ci sono persone che hanno sofferto e magari stanno ancora soffrendo e stanno facendo la loro battaglia, e essere accompagnati da quell'arte per me ha avuto un significato speciale, così come lo ha avuto il vedere i vestiti di Marina che avevo già visionato da diversi anni e indossare da delle ragazze, una in particolare che ovviamente mi è cara ed è Matilde,
e poi vedervi qui riuniti insieme a noi, insomma, ad ammirare tutto quello che in qualche modo noi cerchiamo di far diventare una sorta di risorsa per le persone quando stanno male. Da lì i nostri corsi. Mi verrebbe da dire che è come se non ci fossimo inventati cose particolari, ma stiamo veramente traendo spunto da quello che noi viviamo ogni giorno. Magari ci alziamo la mattina e vogliamo sentire la musica, vogliamo vedere qualcosa di bello, ce l'andiamo a comprare, lo indossiamo, e queste sono emozioni che ci fanno sentire meglio, che ci fanno stare meglio. Queste sono le piccole risorse e quei piccoli appigli quotidiani che possiamo avere. Poi, se invece vogliamo qualcosa di più strutturato, chiaramente attraverso l'associazione La Cura Si Fa Arte ci sono vari corsi che sono a disposizione non solo dei familiari, non solo dei familiari dei pazienti, ma anche di tutti coloro che sentono il bisogno di in qualche modo esprimere quello che loro hanno dentro, e ognuno può scegliere il proprio. Allora, vi abbiamo fatto soffrire, ma spero che in qualche modo vi abbiamo anche un po' deliziato, oltre la sauna naturale, e possiamo sciogliere le righe, quindi potete anche tranquillamente adesso...